Buongiorno a tutti, e niente, stiamo quasi per partire. Io sono adesso sull'aereo e sono di fianco a una famiglia di Weasley, credo. Il tempo è un po' uno schifo, cioè, per intenderci, sta piovendo. Probabilmente per abituarsi alla temperatura londinese e niente, fra poco abbiamo la partenza. Aiuto, 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 aiuto. L'unico problema adesso è riuscire a prendere il treno giusto per arrivare fino a dove lavora Ran. Perciò adesso che sono le 9:30, devo aspettare una ventina di minuti per prendere il treno, perché il prossimo è alle 9:49. Perfetto, la mattina non poteva andare meglio di così. È andato tutto stranamente bene, perché dovete sapere che se ci sono delle cose che mi spaventano al mondo, a parte che, vabbè, la lista delle cose che mi spaventano potrebbe diventare infinita, ma insomma, viaggiare da sola e dover prendere i mezzi da sola senza averlo mai fatto prima è tipo nella lista delle cose che mi spaventano di più dopo essere mangiato da uno squalo circa. Perciò, come dire, sono felice che sia andata bene fino a qui. Speriamo che prosegua così. Sono circondata da gente con i capelli rossi, quindi. Ok, dopo mille peregrinazioni sono giunta a casa di Ran, finalmente. Non so se lo vedete dal background here. Solo che lei non vuole farsi vedere perché dice che. Che? Che cos'hai? Sono in uno stato pietoso. Non vuole essere inquadrata perché dice di essere in uno stato pietoso. Adesso io ho cercato di chiederle che cosa dovevo fare della mia vita, ma lei mi ha risposto siediti, e quindi io mi sono seduta. E basta. Mentre c'è lei che fa cose tipo stendere i panni. Cioè, vabbè, non vuole neanche che l'aiuti a stendere i panni, capito? Io non lo so. Che roba. Vabbè. Gesù, che capelli. Va bene. Buongiorno a tutti. Questo è il secondo giorno in terra londinese per me con Ron. Non ho scritto RUN. E oggi siamo a. Sì, è vero. Siamo a Camden Town, right? Sì, non so se dal background si sia capito. Mostra, mostra. Ok. E niente, terremo aggiornati sui nostri spostamenti. Oh yeah, bye bye. Ran, passione cani. Sei felice adesso? Oh, ma che cavolo! Facci il tour. Non so come siano, a dire il vero. Credo che possano, ce li possa comprare. Siamo qui al. Dove siamo? Allo Sky Garden, Ok. che è uno dei.
non so se è l'unico, ma edificio di Londra su cui puoi salire gratuitamente per goderti il panorama della città. Non so se si vede dal suo postone alle nostre spalle. Esatto. Molto fico. Poi vi faremo magari vedere altre cose. Infatti, magari facciamo un video. Un video. Salute. Baby. Per farvi vedere San Paul, ma sono proprio quella San Paul Cathedral. E quella laggiù che cammina è Amelia, che non si vuole fare riprendere. Si vuole fare riprendere. Adesso io le corro incontro e la riprendo. Come ci rammenta il vetro, dice il Tower Bridge, e quella accanto, allora, quello dove è il dito, sarà stata là sopra a fare la foto. Quello è il Tower Bridge e questa è la Tower of London, che il vetro non ce lo rammenta, che vetro disgraziato, o no? Cosa? Lì abbiamo The Shore, che è solo il più alto grattacielo d'Europa, credo, non so, sono sicura. Dico troppe volte credo che non so, non sono sicura. Pazienza. Salutate con le manine. Comunque, indovinate un po', uno viene fino a Londra per andare dove? Da Primark per comprare forse roba di Harry Potter. Adesso andiamo a vedere. Sì, terribile. Vedi? Questo è bellissimo. Io opterei più per questo. Sì, anche io preferisco anche serpentino. Anche perché, guarda, questo è più... Vada per serpentino. Non vuole stare nella fotocamera. C'è anche il pognifo. Cos'è che c'è? Guarda. Abbiamo la mandragora. Sì. E abbiamo Fiovo Beck. La carra. Very cute. Sì. Adesso vediamo che cosa possiamo comprare, giusto? Tanti auguri. Allora, questo è bello. Qualcuno qua vuole comprare tutto, anche se ci siamo... Sì. Ci siamo dette, facciamo una selezione. Sì. E la risposta è stata... Voglio tutto. Ho fatto un giro conto sulla carta, perché io devo avere tutto. Ma senti, persone. Secondo te io ho la S? Sì, ma quella è una M, non è una S. No, c'è scritto S, scema non sono ancora, dai. Fai la bava. Because I like this peloso qua. Credo che la... Vai. Vedi che c'è cuscino. Sì, cuscina. C'è la cuscina. Però è troppo rosso, mi piace di più la borsettina rossa. No. Quindi. Qualcos'altro però mi piace anche quello lì.
questo qua, perché è azzurro, è azzurro, blu, e poi c'è su Hogwarts tutto d'oro. Cioè in fondo sono un'anima un po' trash pure io. I like trash too. No, no, non sto facendo una foto. Come potete vedere, siamo giunti alla... Vieni. Siamo giunti alla piazza... non mi ricordo come si chiama. Vabbè, siamo davanti al teatro di The Cursed Child, part 1 and 2. E Amelia è upsettata perché... perché non le piace The Cursed Child. Scusatemi. Però in compenso mi piace molto la saga originale e ho comprato tutto quello che c'era da Primark. Alla fine Ranna ha ceduto e mi ha fatto comprare tutto quello che volevo. Vero? Bravo. Sì. Cazzo dovevo fare? E questo qua? Ma non si dicono i parolacci. È una cosa inquietante. Non so se l'avete notato il bambinello. Speed. Senza le minute davanti magari. Zan zan. Va bene, va? Andiamo a vedere Mina Lima House. Hi. Ciclista che passa. Non posso stare in centro lì perché sennò mi investono. Per chi non lo sapesse, House of Mina Lima è questa piccola casetta adibita a, non dico un museo, una mostra, esposizioni, e loro, Mina Lima, sono i cognomi, credo, dei due graphic, cioè come si chiamano? Quelli che hanno fatto il design delle cose di Harry Potter. Questa vetrina, vabbè, non è a tema Harry Potter, ma questa sì. Tutto il design delle lettere, delle confezioni, dei dolci, della Gazzetta del Profeta, di qualsiasi cosa nel film l'hanno fatta loro. Ed è gratuito l'ingresso, tra parentesi. Dici dove siamo? Dici dove siamo? Ah, Covent Garden. Oh yeah, sì. Vabbè, questo è il ghiaccio. Lava. Non so se può essere intuito da alcuni elementi. Questo è